Amici di Hellas Live, ci troviamo nei magazzini del centro coordinamento dell'Hellas Verona, qui in via Sogara. Insomma, come potete vedere, questo è quanto è stato raccolto in questi giorni dopo purtroppo gli episodi che hanno visto tristemente coinvolto il centro Italia con questo terremoto che ha sconvolto appunto la nostra nazione. Siamo in compagnia di Alberto Lomastro e non solo per appunto descrivere quanto è stato fatto in pochissime ore dal coordinamento. Sì, buonasera a tutti. Come potete notare, qui in questo scantinato abbiamo raccolto il materiale che servirà ai terremotati nei prossimi giorni. L'idea era quella di fare un furgone e probabilmente lo riempiremo tra camion. Devo ringraziare tutti, innanzitutto chi ha donato sicuramente, ma anche chi in questi giorni, in queste nottate, ha lavorato duro, tantissimi ragazzi e le ragazze del coordinamento del calcio club della Sverona. È veramente una cosa encomiabile. Siamo convinti di aver fatto qualcosa di veramente grande. Abbiamo alimenti, vestiti, medicinali. E il primo camion partirà giovedì mattina e il secondo o il terzo anche venerdì. Quindi adesso abbiamo il rappresentante della Salamandra qui a Verona e l'associazione alla quale ci appoggiamo per portare giù il materiale che abbiamo raccolto. Ecco, questa è l'ennesima conferma che quando Verona c'è bisogno, Verona risponde sempre presente. Certo, sono Massimo Trabucchi, rappresentante della Salamandra qui a Verona, Protezione Civile CPI. Noi ringraziamo innanzitutto tutto il centro coordinamento, tutti i veronesi che hanno donato spontaneamente tutto questo materiale. Ricordo soltanto che oltre a questo enorme sito in cui ci sono stoccati tutti questi materiali, sono stati predisposti altri due centri di raccolta che hanno comunque risposto bene, nonostante i loro limiti proprio di Capienza. spazio, di capienza. E noi la mano che abbiamo dato a loro, che sono stati encomiabili sotto tutti gli aspetti, perché io sono stato qui tutte le sere e ho visto veramente le persone stremate arrivare fino a notte, a notte fonda, aiutare a catalogare, a inscatolare, a fare questi bancari che vedete qui esposti. Noi la cosa che facciamo è la garanzia che la consegna avverrà esclusivamente alla nostra associazione, quindi Protezione Civile, presente dai primi momenti sul luogo del disastro e che questo garantirà il fatto che tutto ciò che verrà dato verrà consegnato assolutamente alle popolazioni e alle persone che in questo momento hanno perso tutto e che hanno bisogno di una nostra mano. Grazie.